Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a confrontare due droni, il Mavic Pro, che probabilmente conoscerete, e il Chudots, che probabilmente non conoscerà nessuno. Il primo punto sarà ovviamente il prezzo. Il Mavic Pro in questo momento costa 980 euro su Amazon. La versione standard. Esatto. Ma noi in realtà abbiamo comprato la Mavic Pro Flymore Combo, che costa in questo momento 1227 euro e 30 centesimi, sempre su Amazon. Che contiene in tutto tre batterie, il drone ovviamente e il radiocomando, ovviamente una bellissima borsetta nel quale tenere tutto dentro, il caricatore anche dove puoi caricare quattro batterie simultaneamente, contiene un sacco di roba, infatti consigliata la versione Flymore Combo anziché quella base. E il secondo drone invece è il Chudots. Sul sito ufficiale della Chudots costa 120 euro adesso. Quindi il primo punto per il prezzo ovviamente va al Chudots Go, perché costa di meno. Secondo punto, il peso del drone con batteria. Il Chudots Go drone pesa tra i 500 e i 600 grammi, mentre il Mavic Pro pesa circa 750 grammi. Anche questa sfida viene vinta dal Chudots Go drone, semplicemente perché è più leggera. Terzo punto, la portabilità del drone. C'è da aggiungere? Non credo. Anche solo l'elica di questo drone è grande come il Mavic. Il problema anche risiede nel fatto del trasporto, perché mentre il Mavic ha il suo borsellino, l'altro o lo porti in giro con la scatola, che però è... Se no, portato a mano, ma è scomodissimo. Portabilità è il primo punto che arriva al Mavic Pro. Il quarto punto che andiamo a toccare è la preparazione. Abbiamo preparato i droni senza batteria, quindi il tempo include il mettere la batteria, che per il Mavic Pro è un vantaggio perché ci metti 3 secondi a inserire la batteria, mentre nel Go drone c'ha questa batteria infilata in questo buchino minuscolo, in cui fai una fatica immensa a infilarla perché ci sono anche i cavi di mezzo, quindi... Uno svantaggio invece per il Mavic è il fatto che l'app, tramite il radiocomando, deve collegarsi al drone anche, deve essere tutto collegato. A volte ci mette un po' di più, magari perché c'è un segnale un po' più debole, quindi ci mette un po' di più a prenderlo, a riconoscerlo, a tutte fare tutte queste cosette qua. Una volta che lo prende, però non lo perde più. Quando abbiamo fatto il video della preparazione è successo, ci ha messo un attimo di più a collegarsi. Prima di partire conviene sempre aspettare che ci sia anche il segnale GPS, che dica ready to go GPS mode, perché così ritorna al punto di ritorno a casa segnato, se no non ritorna a casa. Quinto punto, radiocomando. Questo è quello del Chudots drone. È molto grande in realtà, e nonostante è così grande è leggero. Probabilmente se l'apriamo dentro è mezzo vuoto, anche perché non ha tutte queste funzioni stratosferiche, non ci sono neanche i tasti segnati. È segnato solo il tasto di accensione. Per il resto ho dei ricordi. Quello del Mavic invece, a parte che è minuscolo, ed è molto più pesante di questo, e ha anche tutte le funzioni segnate. Ma poi la cosa bella è che questo telecomando è ricollegabile, mentre questo qua usa 6 batterie. Quindi il punto per il miglior radiocomando va ovviamente al Mavic. Sesto punto, la stabilità del drone. Questo qui, perfettamente immobile, con vento, senza vento. Sul sito, se non sbaglio, c'è scritto fino a 35 km orari. 34? Tanto vento, rimane comunque immobile. Quell'altro? Senza vento. Va, per le sue. Se tu lasci il radiocomando lì, lui se ne va e tu non lo vedi più. Anzi, in realtà lo vedi dopo 7 minuti più o meno, perché la batteria si scarica. Ma questo ne parleremo più avanti. Quindi anche qui il punto non può che non andare al Mavic Pro. E quindi, visto il fatto che è molto più stabile il Mavic, è anche molto più facile da manovrare. Quell'altro invece se ne va per le sue, e quindi lui va a destra, tu devi andare a sinistra. Un'altra cosa che è collegata a tutto questo è appunto che il drone del Chudots fa movimenti secchi e si ripercuote sulla qualità delle riprese. Non possiamo parlare della qualità delle riprese in termini di videocamera, perché ovviamente tu paghi 1000 euro per il Mavic, ma c'è la videocamera con gimbal elettronico fantastico, mentre il Go drone sì, paghi 120 euro, ma devi aggiungere tu la telecamera, che può essere una action cam da 60 euro presa su Amazon, oppure la GoPro, che noi abbiamo messo la Hero 5 Black, che sono altri 300 euro, quindi comunque devi calcolarci la videocamera in più.
e per di più il materiale che prendi con il Tron Acidoz è inutilizzabile. Il nono punto è raggelazione. La Acidoz dice che il loro drone arriva fino a 120 metri, ma con noi arriverà al massimo a 20 metri. Dopo una certa altezza perdi il comando, devi correre dietro col telecomando verso di lui sperando di riprendere il segnale. Il Mavic Pro invece sul sito dicono che arriva a una distanza massima come raggelazione di 7 km, limitata a 4 però nell'Unione Europea. Noi l'abbiamo fatto per il momento andare a un massimo di 700 metri più o meno di distanza e di altezza 250. Ma no, perché non va oltre quella distanza, perché a noi è servito fino a quel punto. Anche perché fa ancora un po' impressione vedere volare i tuoi 1000 euro sopra l'acqua, sopra il nulla. Quindi anche questo punto va al Mavic Pro. Il decimo punto sono le modalità di volo. Il Acidoz Go drone ne ha 4, se non sbaglio. Il ritorno a casa, se lo vogliamo contare. 3, 2, 1. Ah, dove stai andando? La headless mode function, che sarebbe praticamente in qualsiasi direzione tu ruoti non perde l'orientamento del davanti e dietro rispetto a te. Poi ha gli stunt acrobatici, che fa i flip a 360 gradi, divertente ma inutile. Poi ha 3 diverse velocità. Il Mavic invece ne ha tante di modalità di volo. Anche lui ha il ritorno a casa, che è precisissimo, soprattutto se al momento del take off lo fai andare fino a 30 metri con il take off più preciso, che registra meglio la posizione di partenza e ritorna esattamente in quel punto, se no sfasa più o meno di un paio di metri, non di più. Un'altra modalità che ha il Mavic è lo straight lock, gli dice la direzione in cui andare e anche se lo ruoti lui va sempre in quella direzione, molto utile se vuoi seguire un soggetto. Poi ha delle modalità di tracking, una è l'active track proprio, ovvero disegni un quadratino sul telefono sul soggetto che vuoi andare a tracciare e il Mavic lo segue. Un'altra invece è il follow me, ovvero segue il segnale GPS del radiocomando. E c'è un'altra modalità che è quella treppiede, che rimane molto più stabile, c'è quella che segue il dislivello del terreno, c'è quella che orbita intorno a un soggetto con il raggio e la velocità che scegli tu. Insomma, ne ha tante le modalità. Quindi non può vincere di nuovo. Nel frattempo si era scaricata la batteria della camera. Undicesimo punto, l'autonomia del drone. Il Acidoz Go drone dura senza camera 10 minuti, con la camera circa 7. Quando inizia a scaricarsi, sì, inizia a lampeggiare luci rosse, ma inizia anche a cadere giù da solo. Più o meno velocemente, a seconda di quanta batteria gli rimane. Quindi è un pericolo se siete vicino all'acqua, se siete sopra il nulla. Bisogna stare molto attenti, mentre il Mavic Pro ha un sistema che quando mancano 5 minuti alla fine della batteria torna a casa da solo, indipendentemente dal vostro volere. E poi comunque dura 27 minuti totalmente. Noi abbiamo 3 batterie, non siamo al massimo 2 neanche completamente, con più voli proprio, ce lo facciamo andare, torna indietro, ci spostiamo, facciamo un altro volo, torna indietro, cambiamo batteria e così avanti. La terza non lo usiamo praticamente mai. Quindi punto al Mavic Pro. Siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Vale la pena comprare il Acidoz drone? Ni, vale la pena se non avete mai toccato, visto, usato un drone. E se siete interessati a questo drone serio, prima vi consigliamo di prendere un drone che non costi 1000 euro. Per capire se vi serve, se vi sentite capaci di guidare. Tipo, io dico la verità, non ho ancora provato a guidare decentemente un drone. Il Acidoz poi, magari se avete già l'action cam pronta, potete pensare di prenderlo, ma prenderlo senza avere l'action cam non ha senso, perché avreste una spesa in più. Sì. E se veramente volete delle riprese decenti fatte con drone, lo userete davvero poco, come noi alla fine. Quindi è stato più che altro per capire se volevamo un drone o no. Se invece avete già avuto modo di usare un drone, prendere la mano, capire che vi interessa e volete usarlo come si deve, questo, soprattutto se viaggiate, come facciamo noi, come vorremmo fare noi, è il drone perfetto, perché pesa poco, è piccolissimo, sta in un borsellino minuscolo, la batteria dura tantissimo, ha un raggio d'azione pazzesco, è super stabile, super sicuro. Per noi il drone è perfetto, anche se non abbiamo provato nessun altro drone. Beh, pensare a tipo i Phantom, che sono giganti più o meno come il Acidoz. La qualità delle riprese sarà anche migliore rispetto a questa. Ha sistemi di sicurezza in più, per esempio l'ultimo Phantom 4 ha la camera davanti e dietro per evitare gli ostacoli. Però questo è perfetto per chi vuole viaggiare e non vuole portarsi uno zaino
solo per il drone. Ovviamente per i punti la sfida è stata vinta dal Mavic Pro, ma non avevamo dubbi. Non era quello in realtà lo scopo del video, ma era un po' vedere perché un drone costa così tanto. E se conviene comprare subito un drone da 1000 euro o iniziare con qualcosa di un po' più economico. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se l'avete trovato utile, lasciateci un piace e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su prossimi video. Se non vi è piaciuto, scriveteci un commento del perché. Se avete qualche domanda, consiglio, qualsiasi cosa, sempre qua sotto. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!